Ciao amici, è già da mezz'oretta che sto camminando, sono già stanco morto, però sono tanti anni che non venivo in questo posto e la voglia era tanta, veramente tanta, di vedere com'era cambiato il posto. Quindi io direi di fare così, non lo so ancora, tre cose: prima di tutto, se ce la faccio o qualcuno mi venga a prendere, mi venga a recuperare con un cucchiaino. La seconda è che finalmente ho il drone e quindi vorrei fare una prospezione più dettagliata dall'alto di questo posto. Solitamente qui, a differenza di, chiamiamoli, i miei colleghi, qua vengono molti raccoglitori a recuperare pepite. Io invece la maggior parte delle volte che sono venuto in questo posto è sempre stato per capire da dove arriva, perché e per come c'è l'oro in questo fiume, torrente. Quindi lo scopo di oggi è quello anche di vederlo dall'alto, e questo è il secondo obiettivo. Terzo obiettivo: visto che a me piace fare molto prospezione, ho trovato alcune trappole, delle crepe con dentro delle pepite d'oro anni fa. Voglio vedere se si ricaricano queste crepe, non sono state aperte in maniera esagerata, quindi è fattibile che si possano riempire. Quindi vorrei sfatare questo mito o verità che nelle crepe non si deposita più dell'oro. Quindi o non esce neanche un video, o esce un video di prospezione e forse un secondo video nel quale parlo delle crepe. Dipende da quello che riesco a vedere. A dopo. In fondo si vede un pescatore, è l'unica cosa con il giubbottino arancione. Può capitare molte volte che tra cercatori e pescatori non è che ci sia una grande, diciamo, simpatia, anche se molte volte condividiamo, o meglio, chiediamo più a loro che loro a noi, dei sentieri per arrivare in certi tratti del fiume, come in questo caso là, come cavolo ci è arrivato. Comunque non c'è un buon sangue, perché ovviamente noi quando andiamo al fiume facciamo i nostri lavaggi di batia, sporchiamo l'acqua, l'acqua diventa un po' più, tra virgolette, sporca, fangosa, e quindi magari il pescatore, se andava a pescare in quella pozza, magari non può andarci perché il pesce, in questo caso di solito sulle trote, si spaventa e quindi non mangia più. E quindi c'è questo, diciamo, non è un odio, però insomma un borbottio, ecco. Finalmente ho trovato un tratto in cui nella verticale non c'è una pianta, quindi qua potrei fare decollare il drone. Adesso vediamo com'è il segnale e poi spero di farlo decollare da questa zona. Purtroppo decollare con prudenza, segnale debole, ho 10 tacche, vuol dire che non è preciso. Thank you.
signori raccoglitori, dopo 2 anni è cambiato completamente tutto. Questa era la zona più battuta, quel masso lì era più a destra, era lì attaccato, completamente cambiata. Qua non ci metto piedi da almeno 3 anni, 4 anni. Sì. Una volta l'acqua passava da qua, mi ricordo bene i sassi. Qua era tutta una giungla. Probabilmente con le piene che ci sono state, un paio mi sembra, è cambiato molto la morfologia della zona, parecchio, ma veramente tanto. Ma che ci sia oro in questa zona qua, penso che ce ne sia ancora di oro. Il problema è che qua la gente ha scavato, sta riscavato. Hanno scavato lì, hanno messo il materiale di lì. La gente che è arrivata ha trovato il materiale di lì, l'ha preso e l'ha rimesso di lì. Quindi ormai qua non c'è più una concezione, bisogna scavare lì o bisogna scavare là. Se è tutto materiale mosso. Qua gli inesperti si fanno piccoli assaggi come se fossero su un fiume. Qua la tecnica è molto diversa, ma veramente molto. In pochi hanno capito il metodo di scavare questo posto. Comunque è stato veramente molto sfruttato, quello sì. Adesso voglio fare una panoramica di questa zona qua e poi dopo vado a vedere le mie crepe.
come sta andando la giornata? Ma io direi bene. La fase 1 di prima l'ho passata, nel senso che ho recuperato, per fortuna. Poi anche stare in contatto con la natura dà una grande soddisfazione, cioè proprio ti scarica dallo stress, specialmente in quest'ultimo periodo, lungo periodo. E la fase 2 non me la ricordo. Comunque la mia curiosità l'ho tolta per vedere un po' com'era questo torrente aurifero, pepitoso direi. Adesso la fase 3 è quella di andare a vedere le crepe, la mia coltivazione. Incrociamo le dita, ci spero, altrimenti qua sinceramente non saprei se verrò ancora. Ormai la mappatura l'ho fatta, ho capito da dove l'oro proviene, ho capito la sorgente dell'oro da cui proviene, come scavare, come fare, e quindi niente, adesso vorrei coltivarlo. Vorrei fare una precisazione: nei video in cui metto riprese del drone sono tutte zone consentite, perché trovate su DeFly le aree interdette, il limite di quote, tutto quanto. DeFly cos'è? È, diciamo, un sito nel quale ci sono tanti servizi per i droni, e in più c'è la mappa, quella ufficiale, nel quale collabora anche ENAP, ente nazionale aviazione, eccetera eccetera. In più ho assicurazione obbligatoria e patentino, anche se per il mio drone non serve. Quindi mettetevi il cuore in pace, dove faccio volare il drone posso farlo volare, altrimenti potrei chiedere dei permessi, ma chi me lo fa fare?